provare la rabbia perché portarsi dietro per la seconda partita consecutiva, decisioni arbitrali che le immagini dimostrano chiaramente che sono state e hanno sicuramente condizionato l'andamento di queste due ultime partite, indipendentemente dai nostri errori, che sappiamo di averli commessi, dai nostri limiti, dai nostri difetti. Però se ci si mette anche, ripeto, per la seconda volta, decisioni, che vanno a complicare l'andamento di una gara, così diventa impossibile. E questo mi dispiace molto perché l'impegno del tecnico, dello staff e dei calciatori è massimale. Sappiamo che dobbiamo sopperire ai limiti che abbiamo col massimo dell'impegno. E lo stiamo facendo. Abbiamo, a mio avviso, raccolto anche poco in queste ultime gare che abbiamo fatto rispetto a quello che abbiamo mostrato, ma abbiamo e dobbiamo avere però la lucidità e la serenità di guardare già alla partita di lunedì. Non possiamo fare diversamente. Non ci siamo mai lamentati degli arbitri per un anno intero. Mi pare che nessuno possa dire che il Catania si sia lamentato, che io mi sia lamentato, che l'allenatore si sia lamentato. Non abbiamo mai, per una volta, mai ci siamo lamentati per una decisione arbitrale. Così mi sembra troppo. Così mi sembra troppo. Ma non tanto per le decisioni arbitrali che comunque hanno determinato e condizionato. Gli atteggiamenti non sono più tollerabili. Non è possibile. Noi siamo il Catania ed è una squadra, una società, una città di grandissime tradizioni e non si possono avere atteggiamenti del genere in mezzo al campo. Non è comprensibile, ripeto, indipendentemente dagli errori che noi commettiamo e dai limiti che abbiamo, ma così diventa veramente troppo, troppo. È vero, è vero. Siamo passati in vantaggio, abbiamo commesso ancora un errore individuale che ci è costato il pari della Turris e comunque c'era tanta partita davanti a noi, c'era tanto tempo per poter recuperare. Abbiamo sofferto la Turris per sicuramente il primo tempo, però ditemi voi come si fa e quali sono le prospettive di una partita che è in equilibrio. Se espelle Russini, addirittura la prima ammonizione per una simulazione, quando le immagini dimostrano chiaramente che è stato toccato, e la seconda invece viene ulteriormente ammonito con la seconda ammonizione per buttarlo fuori su un fallo che lui dice è da dietro abbastanza, per quello che ha interpretato l'arbitro, cattivo. Come si fa? Ma come si fa? Ma non è possibile. Ma è chiaro che una partita, ripeto, che già stavamo facendo fatica per prendere le misure, rimani in 10 in quella maniera lì e poi devi di nuovo ripartire per cercare di riequilibrare una gara del genere. Ma è chiaro che diventa tutto più complicato. Però io questi ragazzi li ho visti impegnarsi fino al 95esimo, nonostante l'uomo in meno, per cercare di recuperare la partita. Insomma, se io penso a Pagani, penso alla sconfitta col Bari, penso a Catanzaro, c'è di tutto. Ci sono gli errori, ci sono i nostri difetti, ci sono i nostri limiti. Insomma, le ultime due partite non si può neanche però sottolineare errori arbitrali clamorosi che hanno determinato questi risultati. È così, lo dico, ripeto, perché non mi sono mai lamentato, è arrivato il momento probabilmente di farlo, probabilmente qualcuno lo sentirà o si accorgerà, insomma, anche noi ci possiamo incazzare e ci stiamo incazzando. E per cui detto questo, poi bisogna avere anche la lucidità di pensare, ripeto, alla partita di lunedì e rasserenare questa squadra, l'allenatore, lo staff, dandogli tanta, tanta fiducia e tanta vicinanza, perché sono convinto che ne verranno fuori alla grande.
Il Catania fino alla fine ha provato a pareggiarla. Ripeto, giocare con un uomo in meno non era facile oggi. Tra altre cose, Rossini che stava benissimo, guarda caso. Però, insomma, i ragazzi veramente hanno dato tutto quello che avevano fino alla fine. Addirittura sul tiro di Calapai poteva essere il 4-4 e poteva determinare, insomma, un pareggio che i ragazzi si meritavano. Però in questo momento è così, quindi il mio primo pensiero è pensare appunto a ricompattarci, a stare uniti, a crederci e a lavorare tanto perché è un momento difficile, spero che tutti lo capiscano e che stiano veramente vicini come non mai a questa squadra perché se lo merita per l'impegno, per la serietà che hanno, se lo merita l'allenatore, lo staff, i ragazzi. Quindi siamo solo alla sesta partita, per cui dobbiamo pensare a fare già bene la prossima gara, che è quella di lunedì. Ma mancano un po' di punti, sicuramente. Mancano punti perché poi i punti sono fondamentali, sono importanti, però insomma speriamo che ci gira bene anche a noi con qualche decisione arbitrale. Speriamo che ci gira bene anche con qualche risultato positivo, perché io se non guardo a quello che è il lavoro che stanno portando avanti l'allenatore e questi ragazzi e se non ho la lucidità per guardare a quello che si sta facendo, insomma, mi farei prendere anch'io forse dal forte nervosismo. Però non può essere così. Noi abbiamo il dovere, a parte la giornata di oggi, che è sicuramente amara, di pensare già all'allenamento di domani, alla partita di lunedì, perché è l'unica forma sana che abbiamo per poter venire fuori da questa situazione. Ma attraverso il lavoro, purtroppo abbiamo pagato ancora qualche errore individuale, però insomma così è andata. È chiaro che bisogna migliorare su tanti aspetti, ma lo sappiamo, questo lo sappiamo perché siamo una squadra in questo momento con un potenziale ancora da esprimere e quindi in questo senso siamo molto impegnati a migliorarci. Però insomma, io penso che con il lavoro, con quello che si sta facendo, ripeto, siamo alla sesta partita, c'è ancora un campionato intero da affrontare. Sono convinto che questi ragazzi, ripeto, attraverso il lavoro, miglioreranno e otterranno anche i risultati che meritano.